La genuinità è qualcosa che fa parte della nostra vita, del nostro lavoro. La genuinità per me è una ricerca quotidiana. Io sono nato, dal punto di vista anche professionale, in un'azienda a ciclo chiuso. Da piccolo sono sempre stato qui in mezzo agli animali. Ho sempre girato in caseificio, in mezzo alle forme. Mi sono laureato nell'Istituto di Zootecnica, quindi mi sono specializzato nell'allevamento delle mucche, da farle nascere fino alla mungitura e alla produzione di latte. Mio nonno è arrivato qua nel 1945. Noi abbiamo recuperato la tradizione del grano lodigiano, lo produciamo da 3 generazioni. Siamo l'unica fattoria qui nella zona di Lodi ad avere sia l'allevamento di bovini, la produzione di latte e la produzione di formaggio. Il grano lodigiano è il padre di tutti i formaggi a pasta dura. Si narra che sia nato nella zona di Codogno, era molto diverso da quello che c'è oggi, molto stagionato. Durante questo processo di stagionatura si formava l'occhietto e all'interno di si formava una specie di siero che chiamavano lacrima. Oggi, a causa degli elevati standard igienici, il granone lodigiano, come era inteso una volta, non si produce più. Noi abbiamo ripreso questo grande formaggio proponendo un lodigiano che non ha più queste caratteristiche, ne ha altre. Quando apro la forma di lodigiano si sente un profumo di nocciola. Il nostro prodotto principale è la raspadura ludesana, tipico della zona di Lodi. Si ottiene con un formaggio dai 6 ai 10 mesi. Con una coltella si preparano delle sfoglie da servire o come aperitivo o come condimento sui primi e sulle insalate. Il resto delle forme che non vengono consumate come raspadura vengono portate a 24, 36, anche 50 mesi. Qualità e genuinità sono due elementi strettamente correlati. Non può mancare uno senza l'altro. Proporre un prodotto di alta qualità non è facile, perché non è facile mantenere gli standard qualitativi, perché non è facile avere anche la forza di affrontare tutti i giorni le difficoltà, perché avere un ciclo così ampio significa grande impegno in tutte le fasi della filiera, da quando nasce un vitello, quando prepariamo il foraggio per le mucche, a quando trasformiamo il latte. La genuinità, secondo me, al giorno d'oggi è proporre dei prodotti che sono la tutela della salute del consumatore. Portare avanti una tradizione è una cosa sicuramente molto impegnativa. Significa fare quello che faceva mio nonno, quello che ha fatto mio padre, e implica anche una grossa responsabilità.